la sensazione per me è che sbaglia. La maschera. Parte Osimhen col destro, Szczęsny! Poi la devi... Quante altre sconfitte faremo da qui fino alla fine della stagione, contando anche la Coppa Italia? Giusto per capire quanto secondo voi toccheremo ancora il fondo. Scrivetemelo qui sotto nei commenti e ricordatevi che con 1500 mi piace continuerò questa serie fino alla fine del campionato. Proprio per capire anche di che malattia dovrò patire. Prima di iniziare con il video, mi raccomando, numero 10, gratis per iOS Android, scaricati numero 10. Per tutto il riassunto delle conferenze stampa post partita degli allenatori, risultati dei principali campionati europei. Sotto con la reaction. Alexandre, capitano, guarda in faccia di Lorenzo e gli dice: che cazzo ci sto a fare? Comunque, oh, partiamo con le stesse curve dell'anno scorso. Loro attaccano sotto quella curva dove ci fecero i primi due. È un incubo. È un déjà vu, un'altra volta. Mio pronostico personale: 1-1. Pensare che la Juve il gol oggi lo trovi. L'hanno fatto tutti al Napoli. Questi non fanno a sto Napoli, dai. Juve che recupero subito palla, Ealing punta l'uomo, rinviene Politano in mezzo, se lo mangia il Carazza, incredibile! Juventus con 30 uomini dentro l'area di rigore avversaria. Ora Bremer contro Osimhen, l'incubo di una vita, primo errore di Bremer. Ecco che qui Napoli va a nozze, Szczęsny! Poteva partire peggio dell'anno scorso, ma è partita subito. Emozionante. 3-5-2? Sì, sembra proprio di sì. Buongiorno a Todos. Oggi torna la challenge di gol fatto uguale sub. E ci sta un solo giocatore che ha il fanta di questa partita. Sì, comincia a fare a schede 77 sub. Qui sbaglio Olivera. C'è Chiesa che si vola. La può mettere in mezzo. C'è Dusan Vlahovic che se la mangia. Era completamente solo smarcato. Un altro qualsiasi attaccante lo faceva. Ora ne esageriamo. Magari forse Henry del Verona non lo faceva. Chiesa, io lo vorrei vedere più sulla destra che sulla sinistra. A me Chiesa sulla destra mi ricorda Pirlo. Attenzione, non lasciamolo solo, Gleison. Vi prego, non lasciatelo solo. Fallo. Vlahovic, giallo. Pazzesco. C'è solo perché Kvara ha preso tre falli da tre giocatori diversi. Ha ammonito Vlahovic, che salta l'Atalanta. Meraviglioso. Tunnel di Miretti su Lobotka. E ora è qui che viene l'eroe, Ealing Junior, che sul secondo palo può vedere Alcaraz. Doppio passo e tiro. Meretta andava fuori. Osimhen in terzo tempo, Traoré. Troppo tempo per calciare Di Lorenzo. Non ho capito perché qui abbiamo dormito tutti al minuto 24. Intervento alla parte di Bremer, così così Osimhen prova ad andare, l'intervento in chiusura, falloso, e arriva il cartellino giallo, giallo per Bremer. Bremer, tra l'altro male, la male, male, precedente male. Di Liscia, battuta col Politano. Mancino, Szczęsny, poi Anghiss. Falso, il portiere di Anghissà, palese. Vara va via, Cambiaso. Arriva l'intervento e arriva il giallo anche qui. Lato di Vara e lato di Osimhen. Pericoloso. Chiesa da fuori area con sinistro. Cambiaso. Liscio, Ealing, non ci credo. No, dai, mi fa rimpiangere Kostic. Tranquillo, Ealing, impossibile. Però Alcaraz fa una grande cosa. Rachmani, Locatelli intanto si stacca. Chiesa imbucata per Vlahovic. Sembra essere regolare. Palo. Era regolare, era regolare. È un palo della Juve. Le occasioni, ti prego. Miretti, tira. Alto, c'era Chiesa, non servire. Chiesa applaude perché vuole bene a Miretti. Spazio per ricevere in mezzo alle linee. Scarico per Miretti che si prende un fallo. No, secondo il direttore di gara. Com'è possibile? Molta paura perché Rugani non è uno buono a contenere i contropiedi. E Kvaratskhelia la blocca Osimhen. Olivera è al limite, se la ritrova Zambo perché Miretti non chiude. Di Lorenzo in mezzo, secondo pallo Olivera, azione avvolgente. Bremer la toglie dalla linea. Di Lorenzo in mezzo, Politano. Bremer salva due volte in due secondi. Ma è Alessandro che salva sulla linea di porta. Alessandro ti prende la rimessa dal fondo, Madonna di Dio, ti prende. Ancora Di Lorenzo, il cross con il destro in mezzo. Di Lorenzo, cross, Bremer, va. Per l'1-0 Napoli, ha colpito Kvara. Bremer, sfortunato anche nella respinta che prende Kvara in piedi. È il gol di Kvara, è come l'anno scorso. La bestia nera di Kvara. Mama Barbie girl, in the Barbie world. Cioè,
mi hai fatto pure accennare un sorriso al gol del Napoli. Ma te sei veramente incredibile. Vabbè, non ci sarà un euro che mi comprerà dal dolore della Juve in questo momento, però. Sì, perché c'è un recupero, Lugani, Vlahovic! Mamma, baby girl, in the baby world. Si è divorato. Cosa dite? Bisogna mettere dentro Milik, dice XX Rai Guy. Quindi pensate come siamo messi. La Juve deve essere lì. Devi avere la forza in 90 minuti anche di saper reagire a 45 minuti dove sei sotto. Deve risalire il campo, ci riesce. Palla in verticale, non ci voglio credere. Dai! Oh! Ma era per me. No, santo Dio. Fallo su Locatelli. Ma arriva un giallo qui. Traoré, largo. Punta! Punta! Dentro il in mezzo Charlis, niente Locatelli da fuori, cambiato alto, ma non è possibile. Allegri ride perché sa perfettamente che in tempi migliori Higuain, Cuadrado, in cui avrebbero affondato meglio il gol. Con lo stesso risultato un altro allenatore l'avrebbero presa molto meglio. Ma c'è lui, c'è la sua faccia che non va bene. In realtà è bravo Ilinga a crederci. Miretti, bucata, Usala incrocia, Meretta la blocca, tiro centrale. Bravo Ilinga a credere su quella palla. Fuori Politano, dentro la Spadori. Occhio al gol dell'interista allora. Minuto 65, io avevo detto che una cosa per me era certa oggi, che il Napoli chiappava un gol. Vediamo se ho ragione. No, buono. Vediamo Chiesa se fa quello che ha fatto fino ad ora. L'unica fonte di luce di questa squadra, Charlis Alcaraz. Ma neanche una sponda deviazione. Ma smetti, però, pur di farli contenti, metti il passaggio e almeno i Camia. Dov'è Bremer? No, Bremer non c'è, raga. Siamo in 10. Era orfano Gianzi già. Il Diz è Nonce con quei capelli lì. Sei soltanto la impersonificazione di Ken. Uno dei migliori rapper del medio gioventù occidente. Non c'è più nessuno nella Juve. Il Nonce è il più stravagante che potesse mettere in campo. L'ha fatto. Dai, esce Miretti, entra Nonce. Chiesa sulla destra su Olivera e Ildiz sulla sinistra. Entra anche Milik. Se entra Milik, oppure in una sorta di all-in, farebbe ridere se uscisse Vlahovic. Cioè, non lo so, uscire Vlahovic oppure può uscire Alcaraz. Chiesa, eccolo! Gol! Federico! Era scritto nelle stelle! Era scritto nelle stelle! Federico Chiesa! Cristo! Ma veramente volevamo far un clichita sti piezze merda. Quanto contava per lui e per noi che stiamo qui a tifarla sempre. Gente che dal 2006 al 2011 era nelle palle dei loro padri e non le sapevano minimamente cosa volesse voler dire piangere e guardare la Juventus. Lo dedichiamo a Twitter sto gol, porca madre. Chiesa ha dedicato il gol ad Allegri, che ovviamente per molti sarà la provocazione di Higuain a De Laurentiis e non sarà mai un gesto di dedica del gol. Palla messa dentro a cercare Osimhen, colpetto Osimhen, prova a tenerla viva, Osimhen mezzo a tre. Nulla, alzati. No, Bremer non riesce, incredibile. Guarda cosa succede. Attenzione però. Questo è il contatto con calcio di rigore, ha anche mostrato Mario. Adesso bene, sarà colpa di Allegri che ha messo in campo un giovane. Doveva mettere Nicolussi, Osimhen e Szczęsny. La sensazione per me è che sbaglia. La maschera. Parte Osimhen col destro, Szczęsny! Poi la deviazione! E arriva il 2-1, Raspadori! È arrivato di corsa e ha trovato il tocco vincente! Era stato bravissimo Szczęsny a ipnotizzare Osimhen! Raspadori è arrivato prima di tutti, ha trovato il gol del 2-1! La sostituzione con Danilo che entra al posto di Noce, che fra l'altro non se n'è neanche accorto. Sesto Juve, che dunque prova a riproporre dall'altra parte. Osimhen alla caccia del pallone, altra deviazione, Milik, poi Locatelli, Murato, Ildiz col mancino, altra deviazione alta, clamorosa occasione con Rugani che ha avuto il pallone del 2-2. Colpa di Allegri, clamoroso. Clamoroso anche perché è anche sfortunata la Juventus questa sera. Infatti poi si alza la bandierina da parte di Ildiz, finisce qui
finisce con la vittoria 2-1 per il Napoli. Il gol di Kvaratskhelia con la leggera ma importante deviazione di Canoi. L'ingenuità punire. Di oggi mi ha punito in tutti i modi. Oggi domenica 23 marzo. Ricorderò a lungo questa giornata. Il quarto gol contro la Juve. Con hashtag perché è arrivato fino alla fine della partita. Lo sapevo. In riferimento al rigore sbagliato di Osimhen. Hashtag lo sapevo. Buonanotte a tutti. E ci vediamo su YouTube.